L'enciclopedia Treccani definisce come sussidiarietà orizzontale quel presupposto secondo cui alla cura dei bisogni e delle attività di interesse collettivo provvedano, spesso in maniera associata, i privati cittadini, mentre l'ente che è gerarchicamente superiore non interviene direttamente, ma può sostenere e coordinare l'azione. Ecco, l'ABSUS, Laboratorio per la Sussidiarietà, è un'associazione che promuove questo originale modello di società con l'obiettivo di progettare azioni per la cura dei beni comuni, mettendo a disposizione le capacità e le esperienze di quelli che indubbiamente possiamo definire cittadini attivi. Darsi da fare e prendersi cura del proprio territorio è certamente il modo più consapevole di essere cittadini, lo diciamo da tempo qui a Milano News. Bene, miei carissimi milanesi, questa sera è nostra ospite, e siamo contenti di averla qui con noi, Elena Taverna di Labsus, Laboratorio per la Sussidiarietà. Sigla. E buonasera a tutti e ben ritrovati. Allora Elena, buonasera anche a te. Buonasera a tutti, grazie. Allora ringraziamo Lorenzo Masieri per le parole di introduzione, sono corrette, cioè è un farsi carico del bene comune, un po' la sussidiarietà anche? Ma se posso, questa definizione di sussidiarietà, che appunto non è una parola molto semplice, no? Così come suona, la specificherei un po' meglio, ovvero il principio a cui noi ci ispiriamo e che promuoviamo in tutta Italia ormai da tanti anni è il principio di sussidiarietà orizzontale, che è un principio che ha avuto meno fortuna, no, dell'altro, quello verticale di cui si parla più spesso, e che è stato introdotto da ormai più di 20 anni nella nostra Costituzione. E l'ABSUS è nata proprio per promuovere questo principio, che di fatto era rimasto un po' inapplicato. Ovvero, che cosa ci dice? Ci dice che gli enti locali, in generale la pubblica amministrazione a tutti i livelli, deve favorire i cittadini attivi, singoli o associati, quindi anche il terzo settore, ma anche appunto gruppi informali e singoli cittadini che vogliono prendersi cura dei beni comuni. E in questo deve favorire, ovviamente, c'è un grosso impegno da parte anche della pubblica amministrazione, quindi non è, no, una sostituzione, ma appunto un promuovere e un facilitare, abilitare la cittadinanza attiva. Quindi non è più, diciamo, dove non arriva qualcuno, ci arrivo io cittadino esasperato, ma in realtà invece è io cittadino che voglio attivarmi da qualche parte, insieme anche alle istituzioni, esatto, cerco la modalità migliore per prendermi cura del bene comune, tutti insieme a quel punto, poi, esatto, coadiuvati poi magari anche da un'associazione come la vostra, che aiuta a capire chi fa cosa e come deve fare, giusto? Sì, perché alla poi base, anche questo credo sia un grosso problema, cioè, anche, no? Sì, cioè l'autonoma iniziativa, appunto, quella è diciamo la parte importante, no? Che sia un'azione autonoma. Ti faccio una domanda forse un po' troppo filosofica. Allora, come mai c'è questa partenza autonoma, appunto? Cosa spinge i cittadini a fare questa scelta? Ma la cittadinanza attiva esiste da sempre, possiamo dire, no? Cosa spinge? Molto spesso, cioè, le motivazioni possono essere diverse. Molto spesso è perché chiaramente si vuole vivere in una città più bella, più verde, e in generale ci si sente bene nel farlo, anche se appunto non è un bene, no, proprio, ma appunto di tutti, ma in qualche modo lo si sente come casa propria, in qualche modo. Facciamo qualche esempio per capire meglio e far capire meglio chi ci segue da casa. Che cosa può essere questo bene che prendiamo e che curiamo insieme? Beh, a Milano ci sono tantissime esperienze innanzitutto, e esperienze che sono state poi facilitate da questo regolamento dei beni comuni che l'ABSUS promuove in tutta Italia e che appunto ha permesso poi di realizzare questo principio di sussidiarietà orizzontale, che altrimenti sarebbe rimasto un po' inapplicato. E significa prendersi cura di un parco un po' abbandonato, di un giardino che non è curato, di una strada, di una piazza anche anonima,
E nel caso di Milano, ad esempio, si è sposato con il programma Piazza Aperte, quindi delle piazze prima in preda al traffico e ai parcheggi abusivi, che sono state invece pedonalizzate e in qualche modo ripensate insieme a qui va di passo, ma ripasso un po' con quella cosa chiamata un po' urbanistica tattica, esatto, giusto? Ok, esatto. Quella roba lì, per capire, quelle piazze gialle azzurre, per tradurre in maniera mala per chi ci sta seguendo, però che poi hanno portato inizialmente solo a essere colorate, poi magari a essere messe delle panchine, poi delle fioriere, poi i campi da ping pong, e poi a diventare dei veri e propri luoghi fondamentali per la società di alcuni quartieri ormai, perché ditelo voi a quella di via Venini toglierla adesso da piazza, no? Diventano punti poi importanti. Esatto, l'importante secondo noi è che ci sia alla base effettivamente una comunità di cittadini che vuole prendersene cura, per questo sottolineavo prima l'autonoma iniziativa dei cittadini, no? Gli interventi senza comunità sotto durano poco, poi quello è un po' il senso del patto di collaborazione, quindi quello che l'Absus fa è facilitare la collaborazione tra diversi soggetti della comunità e anche la pubblica amministrazione. Questi patti di collaborazione di cui hai parlato esistono da quanto ormai? Esistono dal 2014, quando abbiamo elaborato il primo prototipo di regolamento insieme al Comune di Bologna, e poi si è diffuso un po' in tutta Italia. Il regolamento da cui dipende, diciamo, che contiene un po' i patti di collaborazione come strumento amministrativo, e il Comune di Milano lo ha iniziato a sperimentare dal 2018. Con direi ottimi risultati, perché insomma sono veramente tante le iniziative a Milano del genere, e tante di queste sono, diciamo, con anche la vostra firma, no? Diciamo. Qualche esempio che ti piacerebbe raccontare per far capire meglio ai cittadini, e soprattutto poi, vabbè, adesso raccontiamole, ma poi cerchiamo di capire chi può appunto pensare a un patto di collaborazione, quali sono i cittadini che possono concorrere non è neanche un concorso, no? È una voglia di fare. Esatto, a questa domanda rispondo subito, perché chiunque può proporre un patto di collaborazione all'amministrazione, quindi sia un singolo cittadino. Quello anche il singolo, non serve essere adesso con tutto questo nuovo terzo settore, RUNS, APS, EPS, ETS, non serve, posso essere anche un singolo cittadino che vuole prendersi cura del pezzo di marciapiede sotto casa, per intenderci. Esatto, anche un singolo cittadino. Quello che noi auspichiamo è che si tratti sempre di un progetto appunto di comunità, quindi più il gruppo che propone è eterogeneo anche al suo interno, più secondo noi ha un po' il patto un valore, ma chiaramente anche un patto che parte da un singolo cittadino, a Milano c'è il caso del mio delle farfalle, poi magari ne parleremo, l'idea era partita da un singolo e pian piano è diventato veramente un progetto, un patto di comunità, no? Un patto di quartiere quasi, nel caso del Miglio delle Farfalle. Vabbè, raccontaci, stavamo parlando del Miglio delle Farfalle, che è stato il casus bellis, bellissimo pensare che sia un casus invece bellissimo di pace fantastica, anzi, che ci ha fatto conoscere, no? Grazie a loro abbiamo conosciuto la vostra realtà e quindi poi abbiamo voluto appunto approfondire questo tema. Ma raccontaci bene cos'è questo Miglio delle Farfalle, perché è qualcosa davvero di straordinario. Sì, è un patto di collaborazione che abbiamo in qualche modo incubato grazie a questo progetto che si chiamava Luoghi Comuni, che vi invito un po' a cercare online sul nostro sito, trovate un'intera pubblicazione dedicata a questo progetto milanese, che andava un po' a accompagnare delle progettualità in alcuni contesti periferici di Milano, quindi in questo caso, nel caso del Miglio delle Farfalle, siamo tra Corvetto e Piazza Le Lodi. L'idea, che dicevo, è partita da un singolo, era quella di creare una sorta di corridoio ecologico, no? Composto da oasi che attirassero le farfalle, per questo Miglio delle Farfalle, e su Corso Lodi, che appunto unisce Piazza Le Lodi a Piazzale Corvetto, no? In qualche modo simbolicamente anche la periferia sud-est di Milano con il centro, perché poi Corso Lodi arriva fino a Porta Romana. E questa idea noi abbiamo supportato nel promuoverlo un po' sul quartiere, nell'ingaggiare anche altri attori del terzo settore, per esempio, ma anche piccole attività commerciali di Corso Lodi, per allargare, no, la comunità di cura intorno a questa idea, che ci sembrava molto suggestiva, ma anche e soprattutto molto
efficace e utile per il contesto specifico di Corso Lodi, che è una via super trafficata, dove insomma tendenzialmente uno non pensa alle farfalle quando ci passa, no? E ecco, la proposta consiste proprio nel prendersi cura di alcuni spot di aiuole lungo il corso, piantumando delle essenze che attirano le farfalle. Altri esempi virtuosi che a Milano ti piace raccontare, ricordare? Ah, ad esempio ce ne sono moltissimi, a Milano i patti sono più di 100 ormai e noi ne abbiamo accompagnati una quindicina. Oh. E quello, diciamo, uno di quelli a cui tengo di più è sicuramente il Giardino dei Desideri, si chiama così, è un nome che hanno scelto i bambini e le bambine della scuola Filzi di quartiere Corvetto, sempre su cui abbiamo lavorato per diversi anni e attraverso il programma La Città Intorno di Fondazione Cariplo. E questo giardino era un giardino un po' abbandonato a se stesso, anche qui i bambini hanno individuato questo luogo come il loro luogo, diciamo, del cuore, no? Dove passavano molto tempo perché nelle adiacenze dell'istituto scolastico, e hanno fatto un vero e proprio progetto di rigenerazione di questo spazio. Su questa scuola c'è da dire che appunto la maggior parte dei bambini che la frequentano vengono da famiglie con background migratorio, e quindi nella maggior parte dei casi non parlano italiano. I cosiddetti nuovi milanesi, quindi sono i cosiddetti. Sì, per un certo periodo è stata identificata come una scuola ghetto dai giornali, nel senso una scuola dove genitori... Siamo sempre bravi a fare cose stupide, ecco. Noi giornalisti, se non ti preoccupare, esatto. Siamo molto bravi nel fare la stupidata del momento. E quindi ecco, una scuola dove i genitori italiani magari ecco, non iscrivono i loro figli, quindi in questo contesto su via Ravenna, questo luogo piano piano ecco, è rinato un po', ecco, grazie allo stesso entusiasmo dei bambini e delle famiglie che poi sono stati coinvolti nel progetto, si sono aggregati diversi attori e addirittura è stata ingaggiata la Warner Media, che ha finanziato una parte del progetto inventato proprio dai bambini. In questo erano stati accompagnati da una cooperativa sociale che si chiama Spazio Pensiero, che si occupa proprio di progettazione partecipata, no? Con i bambini e le bambine. E oggi il patto, insomma, ormai dal 2019 è ancora attivo, anzi si sta per rinnovare con nuovi attori locali, associazioni culturali, cooperative sociali, che portano anche loro nuove energie in questo patto che con l'amministrazione che si rinnova. E chiaramente anche l'amministrazione comunale fa la sua parte, perché grazie a questo patto è stata poi, come dire, stimolata anche nel fare magari qualcosa che forse aveva un po' tralasciato. Qualche intervento che forse andava fatto prima, ma ecco. Insomma si erano un po' persi lungo la strada. Beh, è interessante che come appunto questi patti possono risvegliare luoghi, zone che magari appunto vengono a volte dimenticati, no? Sì, ecco, noi ci siamo concentrati soprattutto su questo, quindi abbiamo lavorato su Quartiere Adriano, via Padova, Corvetto e il Borgo di Chiaravalle, proprio perché appunto i patti esistono a prescindere dall'APSUS, come dire, no? Semmai siamo dei facilitatori. Però in alcuni contesti, ecco, è importante, abbiamo visto quanto possa fare la differenza la presenza di un attore terzo, no? Rispetto a cittadini da una parte e amministratore dall'altro, un po' per stimolare, per far emergere, ma poi anche per accompagnare nel vero senso della parola, no? I soggetti della società civile che ecco, non sempre hanno il tempo, poi le energie, no? E di seguire fino in fondo alcuni processi, no? Vedere che fine fanno. E quindi anche con un lavoro un po' di advocacy rispetto alle proposte dei cittadini. Quanto un patto poi fatto in un luogo influenza quel luogo e ne fa magari scaturire altri? Ecco, questo è molto molto interessante e in prospettiva secondo me da lavorarci molto di più su Milano, no? A lavorare un po' sull'effetto domino. Ecco, i miei carissimi milanesi, vi sta tirando un po' le orecchie mi sembra in questo momento. C'è poco effetto domino a Milano?
Secondo me si dovrebbe... Diciamo, sono qui che ascoltano, gli tiriamo le orecchie, sono abituati. Secondo me dovrebbe proprio su questo investire in qualche modo l'amministrazione comunale, okay. Cioè come lavoro di regia per creare questo effetto generativo che si potrebbe creare e lavorare su una visione territoriale dei patti di collaborazione, quindi non legati soltanto a singoli luoghi. Noi su questo abbiamo per esempio lavorato, anzi da poco è stato firmato un patto, il patto più complesso che abbiamo accompagnato, è un patto che prevede la creazione di un corridoio ecologico e culturale, quindi proprio un sentiero che non c'era e che lo creeremo grazie alla partnership con Italia Nostra Milano, che conoscerete tutti per il Bosco in Città. Ecco, questi vicini di casa qui del Bosco in Città, appunto, esatto. Poi. E che unirà i tre plessi di un istituto scolastico tra Corvetto e Vigentino, passando per Vaiano Valle, quindi diciamo, dentro il Parco della Vettabbia, in un'area particolare, perché lì fino a poco tempo fa c'era un campo nomadi, è un'area purtroppo diciamo un po' abbandonata a se stessa, no? E anche lì con un problema di rifiuti ingombranti, abbandonati, che giacciono lì da tempo, eccetera, eccetera. E quello che abbiamo fatto è stato accompagnare la coprogettazione di questo patto tra due municipi diversi, perché in questo caso sono Municipio 4 e Municipio 5 ad essere coinvolti, e 14 diverse organizzazioni del terzo settore che partecipano a questo patto di collaborazione, e poi aggregare appunto le diverse comunità scolastiche con l'obiettivo di permettere la possibilità di andare a piedi anche, no, tra questi territori attraverso il parco della Vettabbia. E quindi ecco, non, no, va molto oltre, no, la cura di un singolo giardino, un singolo parco, ma appunto parliamo di una porzione di territorio anche semplicemente dal punto di vista fisico molto più esteso. Dicevi che appunto i patti sono un progetto nazionale, nascono appunto, dicevi, a Bologna, poi sono esportati a Milano. Milano è una città fertile per questo tipo di iniziative, come risponde? Fertile, assolutamente, fertilissimo, come dicevo sono più di 100, credo ancora di più, ecco, dovrete invitare qualcuno dell'amministrazione per avere la conta precisa. Chi è? L'assessore Romani, chi è che c'è dietro? Chiediamo a Gaia, allora, l'assessore Romani, chiediamo il numero preciso, se la chiameremo. Esatto. Però anche noi, ecco, nel nostro piccolo, nel momento in cui eravamo attivi con questo progetto di cui parlavo, siamo stati letteralmente sommersi poi da proposte, anche in un contesto, come dicevo, come Corvetto, che no, ha un po' sorpreso da questo punto di vista, perché l'idea comune un po' è quella che in un quartiere, come dire, fragile, in cui... No, ci sono ben altri problemi, no? Sembra di dire la partecipazione sia l'ultimo dei temi, e invece non è così, e da questo punto di vista Milano sorprende molto. Fammi capire una cosa, Elena, come funziona? Allora, io ho un'idea, io e la mia associazione abbiamo un'idea, vogliamo mettere i fiorellini nello spartitraffico di Via Novara, ad esempio, per le api. Ecco, non so, diciamo, ci diamo anche una motivazione bella. Come facciamo? Veniamo da voi, vi diciamo, abbiamo questa idea. Fatela? No. Facciamola? Andiamo insieme? Noi non la facciamo. Infatti, come funziona, appunto? Come funziona? Il senso è compratemi appunto... i fiori, no, portatemi le api, come funziona? Allora, esiste un ufficio partecipazione. Ok. A cui inviare la proposta di massima, ecco, del progetto di cura. Può essere uno spazio aperto per attività, diciamo, di cura del verde, ma anche altro, cioè... possibile, almeno da regolamento, anche la possibilità di gestire, di rigenerare un immobile abbandonato, okay. Per esempio. Quindi i beni comuni possono essere diversi e tra l'altro murales, anche immateriali. Bel murales, ad esempio, possiamo murales. Rigenerare una via, così. Certo. Questo prima di venire da voi oppure lo facciamo insieme a voi? Se volete farlo da noi, con noi ci potete scrivere e ne parliamo. Ecco, diciamo, l'iter prevede di scrivere chiaramente all'ufficio del comune,
che dovrebbe da quel momento in poi, entro un tempo limitato, rispondere necessariamente al cittadino che ha proposto il patto e, diciamo, convocare un momento di coprogettazione con tutti gli uffici competenti per quel tipo di intervento. Quindi nel caso dell'aiuola di Via Novara convocherà il Verde e basta, credo. E chi forse adesso? La mobilità, ma non forse credo mobilità, perché poi c'è Milan per lo stadio, per capire se lo tengono, ecco. Io no, ma per quello sempre bisogna sentirli sempre, no, quella è la nostra polemica personale, no. Ricordiamo però le coordinate, appunto, abbiamo anche visto il sito mentre parlavamo di Lapsus, perché fate veramente una marea di cose. Giustamente prima, quando dicevo facciamo vedere il sito, ho detto che bello, perché è fondamentalmente una rivista il vostro sito, proprio anche che spiega le cose, le spiega bene e fa vedere quello che si può fare. Dacci bene le coordinate e cosa possiamo trovare, nel senso cosa possiamo imparare anche dal vostro sito oltretutto. Sì, Lapsus è nato proprio come rivista scientifica, principalmente a carattere giuridico-sociologico. Poi nel tempo, ecco, abbiamo sentito molto la necessità anche di raccontare le storie appunto dei singoli cittadini, delle diverse realtà che si prendevano cura dei beni comuni. Quindi nella nostra rivista troverete diverse sezioni per chi vuole seguire un po' l'evoluzione giurisprudenziale in materia, che appunto risale al 2001, ma ecco, poi nel frattempo sono successe tante cose, tra cui tu citavi prima il RUNS, ecco, anche lì sul tema della coprogettazione, della coprogrammazione in generale, quindi dell'amministrazione condivisa. Sul nostro sito trovate molto, c'è una sezione ricerche dove appunto trovate un po' anche delle tesi, per esempio su questi temi. E poi ci sono i nostri editoriali dove proponiamo delle riflessioni anche, come dire, politiche sul tema dell'amministrazione condivisa, e poi la sezione dei patti di collaborazione dove invece, ecco, si possono trovare degli esempi pratici, quindi tutti gli esempi di patti che volete, perché in Italia ormai sono a decine di migliaia, ecco. Esempi che potete benissimo anche andare a copiare volendo e magari proporre anche nella vostra zona, nel vostro quartiere, perché no, nei beni che avete sotto casa, che so essere tanti, e so che, insomma, miei carissimi milanesi, avete voglia di prendervene cura, spesso ci scrivete, spesso raccontiamo storie di cittadini che si prendono cura di questi beni, insomma c'è anche appunto una modalità formale, giuridica, che funziona, che a Milano, diciamo, sta più che bene funzionando, usiamola e nel caso chiediamo aiuto a chi ci può dare una mano, insomma Lapsus credo che una mano ce la possa dare nel caso serva qualcosa, giusto? Assolutamente. Perfetto. Elena, cosa ci siamo dimenticati di raccontare? Ma forse l'unica cosa che non ho detto è del ruolo dei municipi, che è molto importante. Oh, i nostri amati municipi, prego, ecco, prego. Perché abbiamo citato l'assessorato centrale, però ecco, appunto una delle deleghe della Romania è il decentramento, quindi adesso i municipi hanno un ruolo molto importante nella partita anche dei patti di collaborazione, anzi sono loro il riferimento principale, e quello che è importante è che, insomma, siano poi messi nelle condizioni anche di sostenere veramente tutti i cittadini attivi che vogliono attivarsi in questo senso. Ecco. Hai fatto bene, Elena, grazie, perché troppo spesso ci dimentichiamo dei municipi, nonostante qui a Milano News ne parliamo quasi quotidianamente, ma è sempre giusto ricordarli per il grande lavoro che fanno e per l'importante ruolo che hanno, e speriamo che abbiano anche sempre più poteri all'interno della macchina comunale. Elena, grazie davvero per questo racconto, grazie per averci fatto conoscere questi strumenti importanti per prenderci cura della nostra città, e chissà che appunto magari da domani, da 100 e passa che sono, arrivano a 100+1, grazie anche a questa nostra chiacchierata. Grazie a voi, buonasera. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, ci vediamo alla prossima puntata di Miei Carissimi Milanesi, sempre qui su Milano News.